Benvenuti su Ultimissima. In tempi recenti, attraverso i social, è giunta una notizia che ha colpito profondamente chiunque abbia seguito da vicino il caso della scomparsa di Denise Pipitone. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Denise Pipitone, eccomi. Sono io. Le espressioni sono quelle di una studentessa del liceo classico Cutelli di Catania, protagoniste di un video diffuso sui social, poi rimosso, nel quale una compagna di corso la interroga mentre un'altra cattura le immagini. Quel brutto scherzo, poi ripreso da una trasmissione della Rai, ha generato un caso che ha scatenato la protesta della famiglia della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, Trapani all'età di 4 anni. È mai possibile che per qualche like siano disposti a tutto e con tanta leggerezza? Dovreste vergognarvi e riflettere su ciò che avete fatto. Di sicuro non è quello che la scuola e le vostre famiglie vi hanno insegnato, hanno dichiarato Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori di Denise. Nelle scene si osserva una ragazza che interpreta la figura di una giornalista, mentre un'altra simula di essere Denise Pipitone. Rispondendo alle domande della compagna di classe, quest'ultima afferma di essere la giovane scomparsa nel 2004 e di aver vissuto segretamente in uno sgabuzzino dell'istituto per tutto quel periodo. Il clamore suscitato sui social riguardo al caso ha catturato l'interesse della scuola, che, convocando in fretta un consiglio d'istituto con il caso all'ordine del giorno, è ora pronta a intraprendere azioni. Il filmato realizzato dalle due ragazze è stato diffuso in televisione, con la Rai che ne ha discusso nel programma Ore 14, presentato da Milo Infante, il quale ha condannato la pericolosa evoluzione che i social network stanno subendo. E voi cosa ne pensate? Se vuoi esprimere la tua opinione, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.